Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nabla è uscita con la sua collezione estiva che si chiama Free Domination e sia YouTube che Instagram sono praticamente piene di swatch di questa collezione. Collezione che sinceramente trovo veramente molto 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 bella. E io l'ho acquistata sul sito di Nabla il giorno del lancio e sono rimasta un po' male no, però insomma un po' mi è dispiaciuto e il fatto che siamo abituati che le nuove collezioni vengono lanciate di solito con il 15% di sconto, invece in questo caso i prodotti Labbra non erano scontati per niente. Gli unici sconti erano su alcuni bundle che non mi hanno colpito particolarmente e sugli ombretti che venivano scontati solo del 10% e partivano da un prezzo che mi è sembrato un pochino più alto rispetto al solito. E quindi l'unico modo per avere un forte sconto era acquistare tutta la collezione. E io che cosa ho fatto? Ho acquistato tutta la collezione e mi sono ritrovata con prodotti che sinceramente inizialmente non avevo nessunissima intenzione di acquistare, prodotti che però devo dire mi hanno colpito. Allora, partirei, vediamo un po', partirei dagli ombretti. Gli ombretti sono forse la cosa che ha reso Nabla più famosa. Gli ombretti sono bellissimi e sono uscite anche due palettine in edizione limitata che è possibile acquistare separatamente e pagarle con il 10% di sconto. E io avendo acquistato tutta la collezione erano comprese anche le palettine e sono uscite una palettina da 4 e la solita palettina da 6. La palettina da 4 è fatta così, è veramente molto 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 bella. Si apre ed è dorata, cioè no dorata, la cornice diciamo è dorata e in questa da 4 io ho messo le cialde matte, mentre in quella da 6 che è fatta così. Il profilo è fatto in questa maniera, è veramente molto bella e quando si apre è così. E qui ho messo gli altri ombretti. Sono veramente molto molto belli. Allora, partiamo con questi da 4. E sono pigmentatissimi. Molto, veramente molto molto belli. Sono questi. Questo è un colore bellissimo dal vivo, ma non rende assolutamente per niente, né in foto né in video ed è per l'esattezza Millennium. No, sì, Millennium, questo qui. E dal vivo è veramente molto molto bello. Non si vede per niente. In camera non si vede assolutamente, invece dal vivo è veramente molto bello. Molto molto delicato e bello anche come punto luce. Questo è bellissimo. Molto molto stupendi. Poi questo colore qui mi piace veramente tantissimo, è molto particolare, si chiama Freestyler, questo qua, che è l'ultimo.
Ecco, forse così si vede bene. E secondo me sono veramente molto molto belli. È molto bello anche questo che si chiama, come si chiama? Virgin Island. Ecco qua. Questo è bellissimo anche. Ma devo dire, gli ombretti mi sono piaciuti tutti, sono veramente bellissimi. Questo che si chiama Alchemy è veramente bellissimo. Ricorda altri ombretti, ma non è veramente unico alla fine. Bellissimi, veramente molto molto belli e mi piacciono perché sono molto come si dice, si possono tranquillamente miscelare agli ombretti che sono usciti l'estate scorsa, ombretti che ho usato tantissimo e mi sono piaciuti veramente molto, e come colorazioni si abbinano veramente molto bene, secondo me. Sono veramente stupendi. Questo l'ho preso male. Preso così magari è meglio. Veramente stupendi. Poi, la collezione poi mi è arrivata in due pochette, che sono veramente deliziose queste pochette. Allora, poi sono usciti dei prodotti viso. È uscita una terra che io inizialmente, se non avessi acquistato tutta la collezione, non avrei preso, che si chiama Monoi. Si presenta in questo packaging veramente molto 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 carino, con lo specchio da questa parte, e questa è la cialda. Questa sinceramente io non l'avrei acquistata, ma è bellissima. Un attimo che mi pulisco le dita. È veramente stupenda, mi ha colpito tantissimo. È veramente molto molto bella. E si chiama Monoi, non so se l'ho detto. Ecco qua. Veramente bellissima. Poi è uscito un illuminante che si chiama Obsessed, che sempre mi è arrivato con questo packaging. Pensavo che arrivassero i refill, non mi aspettavo che ogni prodotto viso arrivasse con il packaging. E questo è l'illuminante. Veramente molto bello. Ecco, così si vede. E poi sono usciti due blush, e anche i blush, dei blush mi piaceva questo qui, Habana, e avrei acquistato questo. Quando invece poi li ho visti tutti e due, mi sono piaciuti veramente tantissimo. A mano è questo. E mi piace il fatto che sono non eccessivamente pigmentati, quindi si possono applicare tranquillamente senza paura di. Questo invece è Epitode, che ha un nome bellissimo, e anche il blush è veramente molto molto bello. E dicevo, mi piace il fatto che non sono eccessivamente pigmentati e danno un effetto di salute, veramente molto 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 belli. E comunque io non ho neanche calcato più di tanto e si vedono, si sfumano, praticamente si sfumano da soli, e mi piacciono veramente moltissimo. Poi sono usciti, sempre per gli occhi, due eyeliner che anche questi onestamente non avrei acquistato. Arrivano in questo packaging, fatto in questa maniera, e si chiamano Crystal e Purity, e mi hanno stupito tantissimo. Questo è Purity.
che è veramente molto bello. Anche per fare semplicemente un punto luce, è veramente bellissimo. Rispetto a Klimt, che è quello che è uscito con l'edizione natalizia, l'edizione con la collezione, l'edizione straordinaria, no, con la collezione natalizia, mi sembra che la texture sia più liquida. In un certo senso, ma comunque. E questo invece si chiama no, Crystal. Sì, Crystal. Ed è bellissimo. Questo è bellissimo. E mi hanno stupito veramente tantissimo questi. E poi mi piace il fatto comunque che si riescano ad applicare anche in maniera molto, molto facile, cioè si applicano facilmente. Ma come parlo oggi? E mi hanno stupito moltissimo. Poi per le labbra sono usciti due matte liquid lipstick. Dunque, io i Dreamy Matte Liquid Lipstick li conosco perché ho tutta la collezione, praticamente li ho tutti. Devo dire che anche questi non li avrei acquistati avendo già la collezione completa e avrei sbagliato, soprattutto su questo che indosso, che si chiama Matte Liquid Lipstick Dreamy Metal ed è il primo metal. Il packaging è questo qui come degli altri Dreamy Matte. In questo caso è così lucido, mentre i Dreamy Matte classici hanno il packaging fatto così. Se riesco ad aprirlo. Allora, opaco. Questo è come i classici e questo invece è il metal ed è quello che indosso. Non lo avrei acquistato perché mi sembrava, da quello che avevo visto, un po' eccessivo. Dico, ma dove ho occasione di mettermi io un rossetto del genere? E invece non solo mi piace tantissimo Eno Transfer completamente, è confortevolissimo, si asciuga veramente in pochissimo tempo, in meno di un minuto è già asciutto. Non so se è complice le altissime temperature di oggi, c'è un caldo veramente incredibile, si può vedere anche dalla mia faccia distrutta, però ci tenevo veramente tantissimo a fare questo video perché la collezione mi ha colpito moltissimo. E poi mi piace molto anche utilizzato come ombretto. È stupendo, veramente stupendo. E questo non lo avrei acquistato e avrei sbagliato perché forse fra tutte le cose è la cosa che mi ha colpito di più. E poi c'è quest'altro. Ah no, magari faccio anche se l'ho indossato, però. È così ed è veramente bellissimo questo rose gold, veramente stupendo. Questo mi ha stupito veramente tantissimo. E questo invece si chiama Fetish Mauve. E anche questo è veramente molto bello. Ma quello che mi piace di questi rossetti liquidi è il fatto che sono veramente molto confortevoli. Non sono rossetti facili, secondo me. Bisogna capire come utilizzarli perché hanno bisogno innanzitutto di essere scaricati. Bisogna applicare poco prodotto e bisogna lasciarli asciugare. E personalmente mi ci trovo bene, mi piacciono. Le loro 4 ore se le fanno tranquillamente, poi cominciano un pochino a seccare. Anche se devo dire che questo metallico, rispetto agli altri Dreamy Matte, lo sento anche più confortevole. Veramente bellissimo, mi piace proprio tanto. E poi sono usciti quattro
quattro rossetti che devo dire mi hanno colpito tantissimo perché dal vivo sono molto più belli che dagli swatch che ho visto. I packaging sono fatti così. Dunque, questo qui, Bohème, era quello che il primo che mi aveva colpito e avrei acquistato ad occhi chiusi. Ah, il packaging è fatto in questa maniera, così, in questo color lilla, veramente molto molto bello. E lo mettiamo qui. E inizialmente pensavo che fosse praticamente uguale al Dreamy Matte, invece sono diversi. Perché questo è un po' più rosato. Questo qui si chiama Bohème ed è bellissimo, confortevolissimo, proprio un rossetto che è proprio molto molto bello. E poi sono usciti Goa, per esempio non lo avrei acquistato e anche questo mi è piaciuto veramente tantissimo. È questo qua. Ed è leggermente metallizzato. Lo vedo più adatto a un periodo autunnale più che estivo, sinceramente. Bohème no, secondo me è stupendo tutto l'anno. Questo lo vedo un po' più adatto per l'autunno-inverno. Poi è uscito Reverse. Reverse è un colore che mi incuriosiva veramente moltissimo. Questo lo avrei acquistato. Ed è un colore veramente molto particolare. E ho la sensazione che non sia un colore molto facile da portare, però. E poi questo qui che si chiama Perfect Day, che è una cosa veramente bellissima. Quando l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo. Questa è tutta la collezione e è arrivata con la solita scatola con scritto Nabla e per chiudere il pacco c'era questo adesivo che ho staccato e che voglio tenere perché ne trovo veramente molto belle, proprio arte bellissima. Questa collezione secondo me merita e anche le cose che io inizialmente non avrei acquistato mi ha colpito veramente tantissimo, mi ha colpito moltissimo questo rossetto che non avrei acquistato, invece mi piace tantissimo e mi piace tantissimo applicato anche come ombretto, non si sente per niente, è confortevole, sono curiosa di vedere quanto effettivamente riesca a durare. Bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Gli ombretti sono assolutamente imperdibili. L'unico che forse è poco telegenico, poverino, è questo qui. Questo non si vede praticamente per niente, ma gli altri sono uno più bello dell'altro e poi sono molto molto sfumabili. La qualità è quella che è. Non mi piace molto la politica che sta adottando Nabla. La qualità c'è, però diciamo il marketing non è proprio il massimo. Secondo me dovrebbero rivedere un attimino qualcosa e dovrebbero tenere un po' più in considerazione forse le persone che acquistano i prodotti. Mi riferisco al fatto che c'era un box con tutti i rossetti e i diesel liner in offerta in una scatola veramente bellissima e quella è andata sold out immediatamente e la sensazione è che non sia mai stata messa in vendita, invece è stata mandata gratuitamente in giro. Forse avrebbero dovuto evitare di mandare gratuitamente questa box in giro e consentirne l'acquisto.
a chi aveva piacere di comperarla. Comunque, chiuso questa piccola cosa che un po' mi è dispiaciuto anche il fatto che non fosse possibile acquistare tutto con lo sconto, comunque scegliere alcuni pezzi con lo sconto, ma per avere lo sconto bisognava prendere tutta la collezione. In conclusione, devo dire che sono contenta di aver acquistato tutta la collezione, perché è una collezione veramente bellissima, validissima e mi piace molto. Questa è l'opinione di chi l'ha acquistata. E insomma, spero di essere stata utile, di essere riuscita a mostrare tutto quanto al meglio. E insomma, io ne sono veramente entusiasta, tanto che ho deciso di dedicare un video a questa collezione. E per questo video è tutto. Grazie a chi ha visto il video, per chi è capitato qui per caso e ha piacere di iscriversi al canale, mi farebbe molto piacere. Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao!